Lotta tra piloti tedeschi e olandesi nel Golden Tulip Rally, uno degli ultimi appuntamenti di prestigio del campionato europeo rally, valido per i campionati nazionali di Olanda e Germania. Nella gara conclusasi domenica scorsa a Hellendoorn in Olanda, la vittoria è andata nettamente a Didier Depping, che con la sua Ford Escort World Rally Car ha preso la testa fin dalle fasi iniziali della gara. Il tedesco, nonostante qualche problema elettrico, ha concluso con un vantaggio di 1 minuto e 46 secondi sulla Ford dell'olandese Bert De Jong, che ha battuto quasi in volata per la terza posizione l'altro tedesco, Mattias Kahle, al volante di una Toyota Celica, finitogli dietro a soli 8 secondi. Tra i protagonisti della gara anche Uwe Nittel, che dopo aver momentaneamente preso la testa del rally a seguito dei problemi della Ford di Depping, si è capottato ritirandosi a una prova dal termine quando occupava la seconda posizione assoluta. La gara ha consegnato il titolo olandese a Hans Tessi e il titolo tedesco a Mattias Kahle. Ottima la prova del ligure Andrea Maselli, che con la sua piccola Opel Astra si è piazzato 19° assoluto e primo della sua classe. Subito dietro ai primi tre si sono piazzati Eddie van der Hoorn e Hans Stacey, entrambi su Ford Escort Cosworth. Nel gruppo N, vittoria della Mitsubishi Carisma di Nikolaus Schölle, davanti alla Proton Vira Evo 3 di Hermann Gabner. A dare smalto a questa piccola classica del Nord, quest'anno c'erano anche le Fiat 500, impegnate nell'ultimo atto della loro serie europea, il trofeo Fiat 500 Sporting Europa. La vittoria fra le vetture del monomarca è andata all'alessandrino Walter Ballestrero, che ha così chiuso nel migliore dei modi il campionato da lui vinto matematicamente già sulle strade del Rally di Antibes, penultima gara della serie. Ballestrero, già al comando dopo la prima tappa, ha continuato a aumentare il vantaggio tra sé e i suoi inseguitori anche nella seconda. Il suo più diretto rivale in corsa, il belga Larry Coles, si è piazzato a 49 secondi dal vincitore, un distacco particolarmente pesante in una serie che ha visto spesso i primi racchiusi in un fazzoletto di secondi. Al terzo posto ha concluso il tedesco Karl-Heinz Kling, che con questo risultato ha terminato il campionato in seconda posizione assoluta. Il pilota tedesco, per il secondo gradino del podio continentale, era in lotta con l'italiano Franco De Barba, che però per problemi elettrici si è classificato solamente al settimo posto, vedendosi scavalcato nella classifica del trofeo anche da Van der Schmede, che sulle strade di casa è stato navigato dal nostro Nicola Arena. L'olandese ha chiuso il rally al quarto posto, staccato di quasi 2 minuti e 30 secondi dal vincitore.